Non è un caso se l'amore è complicato di Dear Jack alle 7:11 minuti ad aprire la nostra seconda ora di Non Stop News. Oggi è lunedì 14 maggio, Pierluigi Diaco a Roma, Giusy Legrenzi a Milano, raggiunta da Fulvio Giuliani. Buongiorno. Buongiorno. E buona settimana. Veramente, buona settimana, ragazzi, fa freddo. Caspita, diluvia e fa freddo. Un freschetto. Ciao Pierluigi, a Roma butta meglio? Butta meglio, decisamente, beati. Caro Giusy, ieri caro Fulvio, complimenti per la puntata e l'indignato speciale di ieri. Grazie. Che ha approfondito non poco gli argomenti che sono all'ordine del giorno ovviamente per questo governo, che insomma credo che prenderà luce in settimana. Mi dicono, posso darlo per certo, che Salvini sarà ministro dell'interno. Vedremo, vedremo. Ieri grandissimo interesse sul tema flat tax, eh? Sì. Veramente clamoroso interesse, sicuramente ne parleremo anche con Maurizio Martina, nostro ospite tra le 8 e le 9, segretario reggente del PD. Salutiamo anche Davide. Esatto, stavamo per farlo. Davide Giacalone, buongiorno. Buongiorno, ben trovati. Buongiorno, buona settimana. Eccoci qua. I temi del governo sono ovunque, naturalmente, in apertura. Scegliamo il Corriere della Sera, poi ci arriviamo, naturalmente, Lega e 5 Stelle, siamo pronti, ma guardate, conosco Davide da un po', so quanto tenga questo tema. E quindi, al di là dell'apertura scontata politica di tutti i quotidiani, Corriere della Sera, per esempio, 70 ragioni per celebrare e amare Israele, in prima un pezzo di Bernard-Henri Lévy, trovate poi una pagina intera all'interno molto interessante, 1948-2018, perché Davide tieni tanto in generale ai destini di Israele nello scacchiere internazionale e perché è importante, secondo te, per noi italiani ricordare questa ricorrenza? Allora, il 14 maggio del 48 nasceva, è stata proclamata l'indipendenza dello Stato di Israele, la nascita e l'indipendenza dello Stato di Israele, uno dei paesi, delle nazioni più giovani del pianeta, eppure espressione di una delle storie più antiche della terra, del genere umano. È importante per due ragioni. Intanto perché quella nascita deriva da una decisione delle Nazioni Unite presa il 29 novembre del 1947, e quella decisione segnava due cose, la nascita di due cose: lo Stato di Israele e lo Stato palestinese. La ragione per la quale lo Stato palestinese non è mai nato, mentre appunto festeggiamo oggi 70 anni di Israele, è perché il mondo arabo scommise sulla cancellazione di Israele, cioè dice: non deve nascere uno Stato palestinese, bisogna cancellare lo Stato di Israele. E ancora oggi ci sono paesi che non hanno affatto rinunciato all'idea di poter cancellare Israele dalla carta geografica, compreso l'Iran. Quindi è molto importante ricordarlo, è molto importante ricordare questa matrice, e quindi non raccontarsi bubole sul conflitto fra israeliani e palestinesi, che in realtà è un conflitto degli arabi, una parte del mondo arabo contro Israele, e soprattutto perché in quell'area Israele è l'unica vera democrazia, quindi è un pezzo del nostro mondo. Hai fatto bene a ricordarlo, Davide, insomma è un anniversario importantissimo, al netto anche di tutte le polemiche poi sterili che ci sono sull'argomento, dove le persone si dividono in maniera partigiana e a volte cieca e a volte anche sorda. Senti, torniamo sulla politica, veramente 30 secondi, si fa il nome di Tremonti come possibile premier, che ne pensi? Io penso questo, che ho sentito quello che hai detto tu per esempio sul Ministero degli Interni, è un gioco legittimissimo, è giustissimo, va benissimo così che lo facciano i giornalisti. Se lo facessero quelli che stanno proponendolo al Presidente della Repubblica sarebbe una violazione della Costituzione. La forma è sostanza e va rispettata, e mi pare che il Presidente della Repubblica sia fermamente intenzionato a farla rispettare. Davide, torniamo tra pochissimo, andiamo a occuparci proprio anche di uno dei temi che stanno trattando Di Maio e Salvini. Via radio. E intanto arrivano le informazioni sul traffico in Italia, 15 minuti dopo le 7 del mattino ci colleghiamo con la società Autostrade per l'Italia, ancora buona giornata a Roberto Santoro. Ecco, dicevamo, dal Sole 24 Ore, adesso andiamo sulla Prima del Sole, c'è un'apertura legata alla privacy e poi una serie di notizie particolarmente interessanti dal mio punto di vista, ma partiamo appunto dalla situazione politica, secondo cui che vorrebbe Di Maio e Salvini insieme eliminare la Fornero. Il titolo è: Fornero addio, l'ostacolo spesa. Nel cantiere del nuovo governo le ipotesi sul superamento della riforma previdenziale. Aiutaci un po' a capire di più, Davide.
Allora, quello che proporrà il nuovo governo al momento in cui nascerà lo ascolteremo. Adesso questo giochino a chi fa questo, chi fa quello e cosa mai ci metteranno nel programma, cioè tutto finisce, cioè se lo leggeremo e sarà la cosa più utile da farsi. Però rimane il tema delle pensioni e l'istinto è quello, non c'è dubbio, questo è stato raccontato agli elettori e all'opinione pubblica: abbassare l'età pensionabile, andare in pensione prima. Allora questa è la faccenda seria. In Italia, da quando è iniziata la crisi nel 2006-2007 al 2016, le famiglie e le persone con più di cui il capofamiglia o la persona per l'appunto a più di 65 anni, l'indice di povertà in questa fascia d'età è diminuito. Diminuito, cioè nel senso che le protezioni, le pensioni hanno funzionato bene. Lo stesso indice nella fascia d'età 18-34 anni è significativamente, drammaticamente aumentato. Quindi noi continuiamo a rivolgere l'attenzione a una fascia che è stata protetta meglio. Si possono arrabbiare quelli che ascoltano, dire non è così, i numeri sono questi. Il 70% della spesa pubblica italiana sociale è destinata a cittadini che hanno più di 55 anni. Nel frattempo abbiamo una grande disoccupazione giovanile. Si dice che bisogna andare in pensione quota 100, la somma tra età anagrafica e anni di versamento. In Germania vanno a 107-110 come somma, non hanno disoccupazione, una disoccupazione meramente frizionale, e non hanno il dramma della disoccupazione giovanile. Queste sono le scelte, poi il resto chi lo fa, come lo fa, dove va, lo vedremo quando sarà costituito il governo, ma questo è il punto fondamentale sul quale forse ciascuno di noi dovrebbe essere chiamato a riflettere. C'è anche un altro tema che riguarda l'immigrazione, ospitato a pagina 9 del quotidiano Libero questa mattina, della serie L'intreccio fra demografia e PIL. Il titolo è: gli immigrati rallenteranno l'economia, studio di Banca Italia. Fra 20 anni l'apporto degli stranieri alla crescita risulterà negativo e ci costano, dice Libero, già 15 miliardi l'anno. La spesa sanitaria per i 6 milioni di stranieri ne brucia 11, più ci sono i 5 per l'accoglienza. Il rapporto contributi, tasse versate e prestazioni incassate vale solo 700 milioni. Questo a dire ovviamente che coloro i quali manifestano intolleranza nei confronti dell'immigrazione nel nostro paese potrebbero avere ragione, caro Davide. Guarda, è la famosa storia dei numeri, come li legge, come li ha. Sia la Banca d'Italia che le proiezioni del governo, sia quelle della Commissione Europea e del Fondo Monetario Internazionale raccontano di un'Italia che continuerà a crescere perché continuerà a crescere il numero di quelli che lavorano. Siccome la demografia è in senso opposto, cioè decresce, parlano queste previsioni di un ingresso di immigrati, ovviamente regolari, nulla a che vedere con quelli che ciondolano, che delinquono, eccetera, ovviamente regolari al lavoro come sostegno alla produzione. È evidente che oggi il saldo previdenziale dei immigrati è totalmente positivo, è a favore delle casse dell'INPS. Perché? Perché versano e non riscuotono. Più vai avanti nel tempo e più cominceranno a riscuotere, ovviamente passa il tempo e andranno in pensione, avranno dei problemi sanitari, spero pochi, ma insomma ci saranno, e questo aumenterà la spesa. Allora bisogna stare attenti a non mischiare le carte. L'Italia oggi è, noi italiani siamo lo 0,83% della popolazione globale, nel 2035 saremo lo 0,70%, cioè tendiamo a diminuire. Non si può supporre di, diciamo così, rompere questa leva negativa dal punto di vista demografico solo chiamando gente dall'estero, ma neanche si può pensare di ignorare la durezza dei numeri. Se diminuisci di numero non puoi aumentare il welfare, non puoi aumentare le persone mantenute se non aumenti le persone che stanno al lavoro. Davide, una sola parola a chi si è infuriato per le tue parole sulle pensioni in questi minuti. No, ma mi rendo conto, perché questa è la retorica di sempre, cioè bisogna aumentare le pensioni, dove c'è meno disoccupazione si va in pensione più tardi. L'idea che ogni pensionato che se ne va prima lascia un posto di lavoro ai giovani, purtroppo, ripeto, purtroppo è una totale sciocchezza. Detto questo, certo che ci sono pensionati poveri e certo che bisogna aiutarli, ma il dramma di questo paese è un'intera fascia di generazioni, i più giovani, fuori dal mondo produttivo, e sono sicuro che ogni nonno si toglierebbe il pane di bocca per darlo ai nipoti.
Grazie, grazie davvero a Davide Giacalone, ci ritroviamo domani come sempre, buon lavoro, buona giornata. No, lo vuoi così eliminare tra poco, abbiamo ancora un altro commentino da fare. Torniamo. Con Davide. Sì. Stai lì Davide, la doccia la rinviamo. 25 minuti con Davide Giacalone a leggere i giornali, naturalmente il settimo scudetto consecutivo della Juventus ovunque, in prima Repubblica, Corriere, Stampa, Gazzetta dello Sport, a tutta pagina, 7 bellissimi con il mucchio selvaggio dei giocatori della Juve in festa ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma. Ma Davide, dello sport parleremo con Massimo Caputi, del calcio in particolare, fra pochi minuti. Dalla prima di Repubblica, lavoro, tragedia infinita, colata di acciaio fuso travolge 4 operai. Siamo a Padova e rischiamo di abituarci all'inabituabile. Assolutamente, ovviamente non bisogna abituarsi, intendiamoci, gli incidenti esistono, ma esistono anche le cose intollerabili. Leggo due interviste, una al segretario federale della CGIL Landini e l'altra al presidente della Confavi, quindi piccole imprese, Casasco. E tutti e due dicono la stessa cosa, cioè non si può continuare con le gare, diciamo, di appalto, siamo appalti privati, al massimo ribasso quando il ribasso consiste sulla sicurezza. Questo, se hanno ragione deve intervenire qualcuno immediatamente, perché il mercato, la libertà di mercato, la concorrenza funziona nel rispetto delle regole. Fuori dal rispetto delle regole, homo homini lupus, è il banditismo. La regola presuppone la sicurezza. Ora, può capitare un incidente, ma non può capitare che un appalto o addirittura un sistema di appalti vadano al ribasso sulla sicurezza. Se così è, deve intervenire velocemente la giustizia, perché questo è intollerabile. Una battuta su Udine, il centrosinistra dopo 15 anni ha perso anche Udine, il centrodestra, il candidato della Lega ha vinto, sarà il nuovo sindaco, un tuo giudizio? Con tutto il rispetto, sarà vostro ospite tra poco, ma che in una stagione di questo tipo un grande partito della sinistra, come il Partito Democratico, abbia un segretario reggente, dice tutto e purtroppo dice qualcosa anche in più di tutto. Allora grazie, adesso il tempo è davvero finito con Davide, per quanto dispiace a noi e agli ascoltatori che ogni giorno ovviamente ringraziano per la tua presenza, ci troviamo domani sempre intorno alle 7 e qualche minuto. Ciao Davide, buona giornata. A domani. Andiamo con la musica? Eh sì, c'è una bella novità musicale, anche lei insomma ha fatto un bel percorso in questi anni direttamente da Amici, ma poi tante edizioni di Sanremo. Annalisa, Bye Bye, New Hit su RTL. 35 minuti dopo le 7 del mattino, ancora buona giornata da Giusy Legrenzi, Fulvio Giuliani, Pierluigi Diaco, questo è Non Stop News e noi adesso andiamo ad una grande manifestazione sportiva come ogni anno, gli internazionali d'Italia di tennis, lo stiamo seguendo tutti i giorni con i nostri inviati e con i nostri programmi in diretta proprio dagli internazionali e quindi ci colleghiamo subito con il nostro collega Gabriele Manzo, buongiorno Gabriele. Buongiorno a tutti. Eccoci qui, sono le 7.34 di una nuova giornata che vedrà sicuramente il tennis protagonista al Foro Italico. Vorremmo anche che tu ci raccontassi com'è stata per esempio la giornata di ieri. Ma una splendida giornata solare che ha favorito i giovani italiani che si sono resi protagonisti di belle imprese. Per esempio c'è Lorenzo Sonego, torinese, 22 anni, alla terza partecipazione agli internazionali BNL d'Italia, che è riuscito a compiere un'impresa. Nel primo turno ha fatto fuori il francese Mannarino, che è il numero 27 della classifica ATP, ha vinto in rimonta in 3-7 e ha dato davvero una bella soddisfazione a chi l'ha potuto seguire sul centrale, ed era la prima partita che lui è riuscito a fare sul centrale. Poi c'è Filippo Baldi, che a sua volta è riuscito a battere un avversario molto meglio messo in classifica di lui, tra l'altro espertissimo, lo spagnolo Garcia, e lo ha battuto anche lui in 3-7 con un tie break davvero emozionante. Dunque si è già respirata una grandissima atmosfera sui campi del Foro Italico. Io direi di ascoltare la soddisfazione di Lorenzo Sonego, che tra l'altro ha trovato la maniera di festeggiare con questo risultato il suo compleanno, che è stato pochi giorni fa. Ascoltiamolo. Sì, sognavo di giocare sul centrale perché non avevo mai giocato prima d'ora e veramente è stato pazzesco, un'atmosfera incredibile si è creata e l'avevo preparata così. Il primo set non sono riuscito a esprimermi al meglio, anche perché l'avversario ha giocato un grandissimo tennis e poi man mano che sono andato avanti mi sono caricato parecchio, ho trovato la soluzione,
ho trovato delle variazioni che a lui davano fastidio e infatti sono riuscito poi bene a portare la partita al terzo e a vincere. In bocca al lupo a Lorenzo Sonego per il secondo turno di un Master 1000, è veramente tanto. Gabriele, prima di salutarci, noi teniamo da matti all'atmosfera del For Italia, con l'appuntamento con gli internazionali BNL d'Italia ogni mese di maggio, una chicca su come si viveva questo weekend al Foro. Devo dirti la verità, c'è il volto di chi arriva per la prima volta al Foro Italico, perché sembrerà incredibile, ma c'è anche qualcuno che viene per la prima volta a seguire gli internazionali BNL d'Italia. E insomma, ecco, devo dire che non c'è una chicca, ce ne sono tante, e la chicca comunque è che la giornata di oggi, torniamo alla giornata di oggi, riserverà emozioni davvero incredibili, perché la mattina ci sono nel torneo femminile impegnate nei rispettivi singolari le due ragazze, la Vinci e la Errani. Naturalmente la Vinci giocherà per l'ultima volta, si ritirerà dopo questo torneo. Poi nel torneo maschile, nel primo pomeriggio, è di scena Djokovic, alle 19:30 entra in campo Fognini, e dunque sarà una giornata estremamente interessante. Bisogna scoprire anche oggi quello che potrà riservare l'internazionale BNL d'Italia. Non ci sono cose che non ci attendiamo, perché tutto quello che tu poi tra l'altro hai vissuto in questi anni è un'atmosfera che ti riserva sempre cose gioiose, belle, divertenti e sorprese che ci attendiamo anche oggi. Bene, seguiremo tutto questo su RTL 102.5. Grazie Gabriele, buona giornata. Grazie a voi, buongiorno. E diamo la buona giornata a Massimo Caputi. Buongiorno Massimo. Ciao, buongiorno, buon lunedì. Allora, serviva un punto alla Juventus, lo ha conquistato proprio ieri sera con lo 0-0 in casa della Roma. I bianconeri campioni d'Italia per il settimo anno consecutivo. E allora analizziamo un po' la stagione intera della squadra di Allegri. Sì, diciamo, non abbiamo avuto nessuna sorpresa. Ieri sera la Juventus ha conquistato il settimo scudetto e credo che, a differenza degli ultimi, questo sia stato uno dei più sofferti, uno dei più complicati e difficili, perché è arrivato solo a 90 minuti dal termine, ma direi soprattutto con un testa a testa con il Napoli, che ha saputo tenere fino alle ultime giornate. Poi sappiamo com'è andata, c'è stato un po' un calo della squadra di Sarri. La Juventus è maestra, esperta, sa comportarsi in certe situazioni, è allenata da questo punto di vista. È ovvio, ci sono state anche delle polemiche e delle decisioni che hanno fatto discutere, però credo che ancora una volta, vista anche l'accoppiata ennesima, quarta consecutiva di Scudetto e Coppa Italia, è difficile dire che la Juventus non sia evidentemente la squadra più forte in Italia. Massimo, sembra a questo punto certo che Allegri possa restare. Poi, insomma, come dire, siamo pronti a tutto in zona calciomercato. Che ne pensi? Io penso di sì a questo punto, è molto probabile, poi salvo essere smentiti nelle prossime settimane, ma io credo di sì, perché poi obiettivamente la voglia di superare determinati limiti e una volta per tutte rituffarsi a testa bassa nella ricerca di conquistare la Champions League siano comunque degli stimoli. È ovvio che alla Juventus è difficile fare meglio. Per fare meglio significa continuare a vincere così, che diventa quasi sovrumano in Italia, e farlo anche in Europa. È uno stimolo però, e mi sembra che Allegri abbia la personalità, il temperamento per poter resistere a tutte queste complicanze. Ecco Massimo, ieri il Napoli ha vinto 2-0 in casa della Sampdoria, ma non è servito. La squadra di Sarri ha molti rimpianti, se pensiamo che per una parte del torneo era in testa e la Juventus lontana. Ma sì, ne ha molti di rimpianti, perché non solo è stata a lunghi tratti in testa, ma perché aveva vinto il confronto diretto a Torino, che poteva e sembrava mettere di nuovo tutto in discussione. Credo che la vittoria che ha ottenuto ieri a Genova contro la Sampdoria sia importante, perché fa capire, insomma, che comunque questa squadra veramente ha dato tutto e fino all'ultimo non si è rilassata, e i risultati negativi che sono arrivati per una serie di circostanze fisiche e mentali, ma comunque tutto si può rimproverare al Napoli meno di aver mollato. E direi anzi che nella partita
di ieri sera, oltre alla vittoria importantissima, dobbiamo ahimè registrare ancora una volta dei cori beceri, razzisti, che veramente mettono una tristezza nell'animo infinita. Bravissimo Massimo ad averlo sottolineato, anticipandoci quello che abbiamo dovuto sentire ancora una volta ieri, piovere dagli spalti del Ferraris, ma potrei dire tanti altri stadi, invertendo le squadre, è talmente di basso livello da far venire semplicemente un'idea di vomito, e non vado oltre. E poi c'è il Napoli del futuro, Sarri ai ferri cortissimi con De Laurentiis, che succederà? È difficile dirlo, perché in questo momento bisognerebbe essere nella testa dei due protagonisti assoluti che si incontreranno in settimana, e credo che sarà decisivo. Per come la squadra si sta comportando nelle dichiarazioni e nelle prestazioni, credo che ci sia la voglia di tutti che Sarri rimanga, e soprattutto c'è anche la voglia da parte dei tifosi, però i matrimoni si devono fare in due, e in questo momento i due in questione sono De Laurentiis e Sarri e nessun altro. Senti, un'ultima battuta, sarà particolarmente interessante domenica prossima vedere un po' la sfida tra Lazio e Inter per un posto in Champions. In realtà l'Inter poi sabato sembrava già spacciata. L'Inter si ritrova ancora con qualche speranza, quando penso le aveva quasi perse. Si sapeva che la gara con il Crotone poteva essere difficile per la Lazio, però la squadra di Inzaghi era addirittura andata in vantaggio. Ora ci si gioca tutto in 90 minuti all'Olimpico, la Lazio ha 2 risultati su 3, l'Inter dovrà tirar fuori qualcosa che in queste ultime settimane, anche sabato, non ha avuto. La Lazio è stata più costante e secondo me, da un punto di vista così evidentemente personale, più meritevole di arrivare alla Champions League per quello che ha fatto in tutta la stagione, ma siamo arrivati a un punto che deciderà solo il campo. Massimo, sei stato lucido e brillante come sempre, ci sentiamo la prossima settimana, buona giornata e buona settimana Massimo Caputi. Grazie a voi, buona settimana. 48 minuti dopo le 7 del mattino, buona giornata dalle Grenzi, Giuliani e Diaco, benvenuti a Non Stop News. Cambiamo pagina, parliamo di commercio, l'Italia, il commercio, i commercianti alle prese con una realtà spesso molto complessa. Approfondiamo la questione con il presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise. Buongiorno presidente, benvenuta. Buongiorno a voi. Intanto cominciamo subito a capire lo stato di salute, come stanno i commercianti in questo paese? In questo paese i commercianti stanno soffrendo da molti anni, e il problema è che abbiamo, pur avendo avuto e registrato dei leggeri segnali di crescita negli anni precedenti, e questa crescita è stata registrata sui mercati esterni, sull'esportazione, ma i consumi interni si sono bloccati, quindi è necessario, ci sono dei motivi per cui si sono bloccati, insomma non c'è lavoro. E soprattutto non c'è fiducia da parte delle famiglie e delle imprese, quindi per far partire i consumi bisogna riuscire a dare fiducia a questo paese intervenendo su dei punti nevralgici che potrebbero far sì che si possano aprire posti di lavoro. Non dimentichiamoci che se le imprese hanno degli scenari chiari e sanno quali sono le regole del gioco, quali sono la programmazione dello sviluppo economico del paese, riescono a investire, a programmare, quindi anche a nuove aperture, posti di lavoro. Presidente De Luise, lo ha sentito, era già in linea con noi, lo sa benissimo naturalmente, sono ore delicatissime, forse decisive da un punto di vista politico, la formazione del nuovo governo, e allora le chiediamo, per quello che lei ha appena sostenuto, alcune delle proposte che sono sul tavolo, poi ovviamente dovremo vedere nero su bianco l'applicazione, va bene, ma comunque in linea teorica potrebbero dare una scossa. Partiamo dalle tasse, l'ipotesi flat tax, come è vissuta dalla vostra categoria, dal mondo del commercio, della piccola o piccolissima impresa? Allora, quello che è importante è riuscire innanzitutto a trovare le coperture per ogni cosa che viene proposta, perché noi veniamo da una campagna elettorale lunghissima, il nostro paese è sempre in campagna elettorale, e in campagna elettorale le proposte sono sempre molto appetibili. Però sappiamo che se non ci sono le coperture, poi finisce che i soldi vengono recuperati per il pareggio di bilancio da altre parti. E siccome nel nostro paese l'imposizione fiscale per questo mondo di micro, piccole e medie, parliamo di piccole imprese, è altissima, è insostenibile, così come lo è per le famiglie,
siamo preoccupati e vogliamo. Ogni proposta è, come dire, interessante, ma è necessario capire quali sono le poste di bilancio che si mettono a copertura di queste proposte. Senta, troppo Presidente, troppo sì, spesso? Troppo spesso siamo stati, come dire, illusi da proposte. Prendiamoci le clausole di salvaguardia, no? Noi dal 2011 ci portiamo avanti sto balletto, l'IVA si aumenta, l'IVA poi la sterilizziamo, no, è necessario aumentarla per pareggiare i conti, così tranquillizziamo l'Europa. Non si può continuare con questo sistema, perché le imprese, per poter investire e programmare il loro sviluppo, hanno bisogno di sapere, hanno bisogno di certezza, hanno bisogno di sapere cosa accadrà, quali saranno le regole a cui saranno sottoposte. E non è solo questo il problema per lo sviluppo delle imprese. Senta Presidente, qual è una proposta che sente di fare, che secondo lei dovrebbe essere messa in agenda subito per quanto riguarda il lavoro e la sua categoria dal nuovo governo, rivolgendosi proprio magari in questo momento a chi magari è perfino sveglio, il nuovo Presidente del Consiglio, sveglio, sveglia, non sappiamo, sappiamo che ha una caratura politica, così ci è dato sapere, magari è all'ascolto di RTL in questo momento e la sta ascoltando, prego. Tanto per cominciare auguriamoci che ci sia presto questo nuovo governo, un governo autorevole, proprio perché, e questa è la cosa più importante che mi sento di rivolgere a loro, un paese ha bisogno di decisioni, ha bisogno di sapere quale strada dovrà percorrere nell'arco di qua, non a 2 o 3 mesi, ma di qua a 5-10 anni. Questa è una cosa importante. Abbiamo le clausole di salvaguardia sul tavolo, che vuol dire aumentare l'IVA di 2 o 3 punti nelle fasce anche dell'IVA più che va a colpire i prodotti di prima necessità e che andrebbe a colpire le famiglie. Abbiamo visto l'Istat, i dati che ci hanno dato, le famiglie maggiormente in difficoltà. Bene, andiamo immediatamente a cercare queste coperture, ma non è solo quello. Abbiamo bisogno di rendere un paese più efficiente, di mettere mano a investimenti pubblici, trasporti, il turismo è una perla per lo sviluppo del nostro paese, ma dobbiamo renderlo più appetibile e competitivo, e non solo forte, perché ci sono dei fattori endogeni che, certo, insomma, hanno aiutato questo sviluppo. Chiarissimo, grazie, grazie davvero alla Presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise, per grazie questo a quadro, a presto e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro anche a voi, buona giornata. Buongiorno e buon inizio settimana, Don Antonio Mazzi, ciao Don Antonio. Ciao, ciao, voglio mandare anch'io un messaggio alle mamme, eccolo qua. Care mamme, i nostri bambini mangiano poche favole. Avete capito? Ciao, 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 ciao. Questo è bello. Vabbè, fretta stamattina. Esatto, ci ha mollato. Vabbè, no, sai, sai perché? Donna, secondo me tu sei già in prepartita Inter-Lazio, anzi Lazio-Inter. Ma sei manca, già ma manca 6 giorni. Allora. Vabbè, domenica prossima. Su. Sì, ma ho detto subito la frase, quell'altra volta me l'avete mangiata. Ah, si porta avanti. Ecco, hai fatto bene, hai fatto bene, hai fatto bene. Comunque, alle mamme raccomando, raccontare più favole ai bambini. Va bene, va bene, ciao, riferiremo. Donna. Ciao, ciao, che ciao, tipo, Don Mazzi. Va bene, dai, ci sentiamo tra pochissimo. Maurizio Martina, nostro ospite in studio.